Fanno irruzione in un pub di Afragola con la pistola in pugno, rubano tutto l'incasso della serata e poi minacciano i clienti facendosi consegnare portafogli e cellulare, prima di fuggire poi uno sparo in aria, un solo colpo per spaventare e dissuadere chiunque dal seguirli. La rapina è avvenuta domenica in un locale di via Sportiglione. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la sezione radiomobile di Casoria che stanno indagando sulla vicenda. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. Sabato sera due rapine con modalità molto simili erano avvenute ai danni di due pub di Pomigliano d'Arco e Casalnuovo, a distanza di una manciata di minuti una dall'altra. Non è escluso che i tre episodi possano essere collegati. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, due persone con il volto coperto ad Afragola, uno armato di pistola, hanno sottratto l'incasso della serata, hanno poi, come detto, preteso portafogli e cellulari dai clienti presenti prima di fuggire, hanno esploso un colpo in aria. Sabato sera dinamica identica per due rapine avvenute a Pomigliano d'Arco e a Casalnuovo. Due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel pub armi in pugno, si sono fatte consegnare l'incasso e prima di scappare hanno sparato in aria. Il primo intervento sabato sera a Pomigliano d'Arco all'1:15 del mattino, orario sicuramente non scelto a caso, i criminali contavano di trovare nell'attività l'incasso del sabato sera. Un quarto d'ora dopo i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna si sono ritrovati ad ascoltare lo stesso racconto in via dei Platani a Casalnuovo. Sui due episodi indagano i carabinieri, al momento non si esclude che i colpevoli siano le stesse persone.